Siamo con Claudio Ginnasi di EcoPlus, la ditta che ha fornito i pannelli realizzati dai pneumatici usati, con i quali l'architetto Grassi ha ricoperto tutta la pavimentazione, ha creato anche un gioco di colori fra il nero e il verde per simboleggiare l'ingresso della natura delle aree urbane. L'obiettivo era proprio quello. Noi siamo produttori di pavimenti provenienti dal granulo degli pneumatici riciclati e quindi da un punto di vista ecologico è un apporto notevole che viene dato al sistema. Questi granuli sono sottoposti ad una lavorazione di compattazione, quindi ad un processo di pressatura a caldo, in maniera da tale da ottenere un manufatto dalle applicazioni più svariate. Nel caso specifico, la pavimentazione fornita alla Città Sostenibile, un progetto sviluppato con l'architetto Grassi, vuole significare l'utilizzo e il recupero che si può ottenere da materiali che tutto sommato sono materiali di risulta, per cui vengono trasformati da problema a risorsa. Ecco, quanti pneumatici servono per realizzare un chilometro di pavimentazione di questo tipo che viene utilizzata per le piste ciclabili, per esempio? Certo, ecco, tra l'altro l'applicazione della pista ciclabile è molto molto importante, sviluppata, e mediamente per ottenere un chilometro di pista ciclabile si utilizzano circa 20.000 pneumatici, quindi vuol dire un grossissimo aiuto alla natura. Consideriamo ad esempio che 200 metri quadri di pavimentazione corrispondono circa a 1250 pneumatici recuperati, che se li sovrapponiamo uno sull'altro corrispondono ad un'altezza di un grattacielo, quindi diciamo valori enormi, e considerando che in Italia ogni anno si producono circa 400.000 tonnellate di pneumatici usurati, chiaramente si ha un'idea di cosa voglia dire poter risolvere e riutilizzare questo materiale per scopi possibilmente il più valido possibile. Grazie a Claudio Ginnasi di EcoPlus. Grazie.